Amici sportivi, tra poco andremo in onda con Egol, come sempre, trasmissioni con risultati, classifiche, commenti e via dicendo. Lo faremo soprattutto con Rodolfo Mucci, il nostro opinionista, e strada facendo arriveranno anche ospiti in rappresentanza del Guardiagrele. Inizieremo dalla Serie D, poi via via con i vari spareggi e i play-out che si sono disputati oggi in promozione prima e seconda categoria. Tra poco Egol. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento ormai tradizionale con la nostra trasmissione Gol che abbraccia un po' tutti i campionati dilettantistici abruzzesi e da un paio di anni a questa parte anche i tornei professionistici. Dall'anno prossimo naturalmente dovremo ampliare ancora di più la nostra trattazione dei campionati, visto che con il Lanciano in C1 tratteremo campionati sempre più professionistici, ma comunque continueremo a parlarvi di questo calcio minore che ha sempre più proseliti in tutta la nostra regione, anche altre testate si sono accorte di questo. Andiamo a presentarvi il primo dei nostri ospiti, gli altri arriveranno strada facendo ed è il nostro allenatore e opinionista ufficiale di Egol, Rodolfo Mucci, Sera. grande successo per lui quest'anno, è stata una mia personale scoperta, speriamo che lui l'anno prossimo avrà delle squadre all'altezza della situazione. E dopo i complimenti d'obbligo a Rodolfo Mucci e indirettamente anche a me stesso perché l'ho chiamato, c'è il Guardiagrele che arriverà tra poco, il presidente Gedeone Primavera e il dirigente Antonello Lupiani ci hanno chiamato avvisandoci che sarebbero arrivati con qualche minuto di ritardo. Andiamo comunque con ordine, era il campionato più importante dove si giocava ancora la stagione regolare, tra quelli da noi trattati, il campionato di Serie D nel girone F si è disputata l'ultima giornata. Andiamo a vedere cosa è successo. Cesi Monterotondo 1-4, Civitanovese Astrea 1-1, la Dispoli Morro d'Oro 0-1, Latina Tolentino 2-3, Nuova Jesi Terracina 4-2, Ostia Mare Aprilia 3-3, Renato Curi Angolana Monturanese 0-3, Rieti Foligno 1-1 e Tivoli San Benedettese 2-3. La classifica finale con la San Benedettese al comando con 73 punti, la formazione marchigiana è promossa in Serie C2. Poi abbiamo Tivoli 64, Latina e Aprilia 56, Astrea 53, Civitanovese 50, Nuova Jesi 48, Monturanese 45, Rieti 44, Ostia Mare 43, Monterotondo 42, Cesi 40, Terracina 39. Poi abbiamo Morro d'Oro e Tolentino che terminano a 37 punti, da ricorreggere, ecco, la classifica del Tolentino che ha 37 punti, e poi via via le altre che avete visto e sono Renato Curi Angolana, Foligno e la Dispoli che retrocedono in eccellenza, mentre Morro d'Oro e Tolentino proprio, ecco, vedete la classifica, sono le squadre che andranno a disputare lo spareggio salvezza. Quindi un campionato che è terminato per la sua fase regolare, ma che riserva ancora delle emozioni e tiene col fiato sospeso tutto il calcio dilettantistico abruzzese a livello di eccellenza. Rodolfo. Sicuramente, Morro d'Oro e Tolentino, come avevamo già previsto, se ben ricordi, settimane fa, anzi la scorsa settimana, sono andate a vincere entrambe, sia in quel di Ladispol che in quel di Latina. E questo fa capire che le motivazioni, quando vengono meno, ovviamente se ne avvantaggia sempre la squadra che ha più motivazioni. Il Tolentino e il Morro d'Oro, entrambe erano chiamate a fare risultato pieno. Infatti così è stato. Il Morro d'Oro l'ha fatto con il minimo scarto, il Tolentino 3-2 a Latina. Sinceramente, sulla carta, diciamo, la partita del Tolentino poteva essere, però dico sempre sulla carta, un po' più insidiosa visto la posizione di classifica del Latina. La Dispoli ormai è retrocesso, per il Morro d'Oro appunto doveva esserci una vittoria. E se fosse stata la vittoria del Morro d'Oro o un mezzo passo falso del Tolentino, oggi sia il Pianella che l'Ortona potevano andare in ferie, come si suol dire. Così non è stato, quindi ci sarà un ulteriore prologo a questo campionato, tant'è vero che il Morro d'Oro e il Tolentino dovranno fare uno spareggio salvezza. Speriamo, da buoni abruzzesi, che il Morro d'Oro ce la possa fare, così per quanto riguarda le retrocessioni in eccellenza, ahimè per la Renato Curi Angolana e Foligno e la Dispoli, sarebbero già retrocesse, quindi i giochi sarebbero fatti. Staremo a vedere, speriamo che il Morro d'Oro ce la possa fare.
dopo tanti anni di purgatorio c'è il ritorno nel calcio che conta della San Benedettese, possiamo parlare anche di questa squadra visto che la nostra emittente è visibile molto bene anche a San Benedetto del Tronto, quindi ritorno nel calcio dilettantistico, ricordiamo la San Benedettese anche in Serie B, quindi si comincia a respirare aria di prestigio per i marchigiani. Sicuramente la San Benedettese ha dei trascorsi, ha delle tradizioni calcistiche a livello di Serie B, quindi non stiamo qui a scoprirla. L'avevo seguita un attimino un po' di più all'inizio di campionato perché aveva collaborato come direttore sportivo Fabio Lupo, che è stato un collega mio di corso l'anno scorso all'Aquila. Poi ha avuto problemi col presidente, sappiamo che la San Benedettese è gestita anche da Gaucci. Dal vulcanico Gaucci. Ha avuto dei problemi, quindi questo non ha fatto sì che appunto Lupo sia uscito come direttore sportivo, come figura dalla San Benedettese, ma comunque non avevo dubbi, aveva un organico troppo, troppo superiore con una struttura appunto da stadio da Serie B, quindi sicuramente la vittoria della San Benedettese compete a questa città, anzi la C2 va anche un attimino stretta, quindi tutto dire. Bene, possiamo voltare pagina e parlarvi adesso di quanto successo ieri in Umbria tra la Val di Sangro e la Narnese. Possiamo vedere in grafica cosa è successo nello spareggio, chiamiamolo playoff di eccellenza. In realtà sono degli incontri andate e ritorno tra le seconde classificate nei campionati regionali di eccellenza di tutta Italia. In questo caso si affrontavano la seconda del campionato umbro e la seconda di quella abruzzese. 3-2 il risultato finale tra la Narnese, Alessandro, non Nardese, Narnese e Val di Sangro, 3-2. Ricordiamo i marcatori: al 26esimo del primo tempo in vantaggio la Val di Sangro con Giannico, pareggio di Moretti al terzo della ripresa che poi si ripeteva tre minuti dopo per il 2-1, alla mezz'ora Proietti segnava per la Narnese il terzo gol e al 38esimo su calcio di rigore Ettore Giannico firmava il gol del 2-3, molto importante questo gol in chiave ritorno, visto che domenica prossima alla Val di Sangro occorrerà soltanto un gol, tra virgolette soltanto un gol, perché poi bisognerà non subirne e segnarlo questo gol per passare il turno, allorquando poi sarà promossa, lo speriamo, andrà ad affrontare la seconda dello spareggio tra le due seconde dei campionati regionali di eccellenza laziale. In eccellenza, sapete, ci sono due gironi, così come in Lombardia, di eccellenza. E tra le note della gara da segnalare l'espulsione di Proietti per fallo di reazione, quindi uno dei marcatori di questa gara salterà l'incontro nelle fila umbre. Un tuo commento su questo risultato, te l'aspettavi? Qui gioco in casa, perché tanto ormai, vuoi per ragioni affettive, vuoi per ragioni sicuramente tecniche, la Val di Sangro l'ho sempre vista anche nel campionato dell'eccellenza, non dico la favorita assoluta, però sicuramente quella che potesse recitare un ruolo di primo ordine. Così è stato fino a domenica scorsa, all'ultima di campionato. Ho detto che comunque il presidente Pellegrini aveva vinto il suo campionato. Adesso non è entrata di diritto, diciamo, come si suol dire, in Serie D, perché la Provasto appunto ha vinto il campionato, però sicuramente potrebbe rientrare, come si suol dire, dalla porta di servizio. Io mi sono visto oggi sia col presidente Pellegrini che con il direttore sportivo D'Ippolito, e insomma ho visto due personaggi soddisfatti e euforici al punto giusto, perché giustamente, se sa, il 3-2 è un risultato che farà sicuramente piacere ai sangrini, però si sa che nel calcio poi c'è di tutto, può succedere di tutto, il contrario di tutto, di conseguenza domenica hanno l'occasione di poter superare questo primo ostacolo vincendo con il minimo scarto, come si suol dire. Sicuramente i due gol della Val di Sangro valgono doppio, come si suol dire. È un peccato, mi diceva sia il presidente che D'Ippolito, perché vincevano 1-0, poi all'inizio del secondo tempo hanno avuto 5 minuti, come si suol dire, di sbandamento, subendo due gol. Un 1-2 micidiale. È strano, perché poi di solito ho sempre elogiato il carattere di questa squadra.
ci poteva essere una reazione. Non c'è stata, nel senso che hanno subito il terzo gol, però ecco qui la zampata, come si suol dire, della Val di Sangro, che è riuscita a segnare col solito Giannico, che è encomiabile in quanto a prestazioni di quest'anno, ha fatto sì che appunto questa Val di Sangro domenica l'andremo a vedere e sono sicuro che riuscirà nell'impresa. Cambiamo ancora pagina e vediamo cosa è successo nello spareggio promozione sul neutro di Morro d'Oro. Questa partita è stata giocata così come Narnese Val di Sangro ieri, anticipata ieri, il Sant'Omero battendo ai rigori per 6-4 il Francavilla è la terza squadra tra quelle di promozione che approderà meglio l'anno prossimo nel campionato regionale di eccellenza. E di questa gara volevamo parlare con i nostri ospiti del Guardia Grele, speriamo che arriveranno tra non molto, ce l'hanno promesso. Comunque possiamo dirvi che la sequenza dei gol, innanzitutto dopo i 90 minuti e i tempi supplementari, la gara si era chiusa sull'1-1, i gol di Iervese al 38esimo del primo tempo che aveva portato in vantaggio il Francavilla, pareggio al 26esimo della ripresa di Prato per il Sant'Omero. Poi per quanto riguarda la sequenza dei gol per il Sant'Omero, Prato, Cardelli, Brunozzi e Lazzarini sono andati a bersaglio, per il Francavilla Ciannavei, Beltramo e Ronca in gol, mentre errore fatale dal dischetto per l'esperto, ma come si sa nei calci di rigore si tratta di una lotteria, di un terno all'otto, sbaglia il rigore decisivo Rocco Pagano. Da segnalare per questa gara uno sgradevole episodio occorso all'allenatore del Sant'Omero Pompizzi, che è stato aggredito da un tifoso nel corso del secondo tempo, poi l'allenatore Pompizzi che è dovuto andare in ospedale per farsi prestare le cure del caso. Morro d'Oro amara per Leonardo Di Florio, tecnico frentano che aveva riportato in alto il Francavilla, ma all'appuntamento decisivo è arrivata la sconfitta. Sì, purtroppo questa è la legge di questi spareggi. Non sempre poi la squadra tecnicamente più dotata in una partita di secca di 90 minuti riesce ad avere la meglio. Ieri sera mi sono sentito con il caro Di Florio e devo dire che mi ha colpito la serenità sua e la sua sportività, perché appunto mi sono fatto spiegare un po' come era andata la partita, cosa ne pensava. Niente, purtroppo il Francavilla era andato in vantaggio. L'unico suo rammarico di Di Florio è che per l'ennesima volta, appunto, mi ha fatto notare che ha subito il cosiddetto gol della domenica. Mi sembra che sia stato un calcio di punizione di un giocatore del Sant'Omero, che poi sì, è l'autore del gol. Sì. E una staffilata da 30 metri, dice, gol imparabile, cioè, un gol della domenica. Però il rammarico, tra virgolette, di Di Florio è stato quello di non, per quello che ho capito, per quello che mi ha potuto dire, è che appunto non è riuscito poi, pur essendo rimasto in 10 il Sant'Omero, non è riuscito a far sua la partita. È chiaro che il pallino del gioco l'ha avuto il Francavilla, come doveva essere, però il Sant'Omero si è difeso a denti stretti. Ovviamente una volta raggiunto il pareggio sperava solo nei calci di rigore, e infatti così è stato. E anche lì poi c'è stata la beffa, tra virgolette, dove il Sant'Omero ha fatto l'amplen, come si suol dire, e il Francavilla con Pagano appunto ha sbagliato il calcio di rigore, è stato fatale. Mi dispiace per Leonardo, perché anche un anno con il Faro San Martino, quando noi vincemmo il campionato ad Altino, fece uno spareggio, adesso non mi ricordo contro quale squadra. Prima con il San Salvo e poi forse col Castelnuovo, credo. Col San Salvo mi sembra che lo vinse il calcio di rigore. E con il San Salvo poi probabilmente, insomma, questi spareggi promozione non portano bene al Di Florio, ma comunque il suo lavoro l'ha fatta alla grande, secondo me. Cioè è un allenatore che è arrivato a giochi iniziati, diciamo. Lui ha fatto di necessità virtù quello che doveva fare. Secondo me il miracolo gli era riuscito, ma purtroppo nel calcio questi spareggi lasciano il tempo che trovano. Torno a ripetere, non sempre la squadra migliore poi riesce a far sua la partita. Restiamo sempre in promozione e vediamo cosa è successo nella Coppa Nello Mancini. Ricordo, questa è una coppa che si disputa a fine stagione tra le vincitrici dei due gironi di promozione per stabilire chi è tra le due la migliore
del campionato di promozione abruzzese. Quest'anno si è giocato, contrariamente al passato, in gara unica a Sant'Egidio La Vibrata. I padroni di casa hanno battuto il Silvi per 3-1. Non abbiamo i gol della Sant'Egidiese, abbiamo quello del Silvi siglato dall'ex frentano Fabio Montani. Quindi un successo prestigioso per la truppa di Tonino Valbruni, ma forse a fine stagione, Rudy, lasciano il tempo che trovano. Sì, sicuramente. Queste sono partite così di festeggiamento, tra virgolette, quindi non vuol dire niente, 3-1, 3-2, 3 pari. Insomma, sono partite che si fanno così per continuare, torno a ripetere, per festeggiare il successo di ogni squadra. Bene, adesso noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi andremo a vedere cosa è successo nei play-out di promozione. Speriamo che nel frattempo arrivino i nostri ospiti. In scaletta anche servizi sullo spareggio promozione a San Salvo tra Farra San Martino e Perano. Vedremo le interviste più il servizio con le azioni principali, ma adesso linea alla regia. Bene, siamo rientrati in diretta con Egol, sono arrivate delle telefonate, non avevo ricordato comunque il nostro numero telefonico 0872 44 744. E allora, iniziamo dalle telefonate, ce ne sono due da parte di tifosi del Guardia Grele per il presidente Primavera, amici da casa, e spero che arrivi il presidente perché mi aveva chiamato dicendo che sarebbe arrivato più tardi e quindi adesso non riferiamo le telefonate, se arriverà le faremo direttamente a lui. Poi un tifoso del Sant'Omero dice: non si è detto che il Francavilla ha segnato in fuorigioco, se ne è parlato tanto. Rudy, è la sfera di cristallo dov'è? Cioè, non abbiamo avuto immagini, cioè non abbiamo visto la partita, quindi questo, il gol del Sant'Omero, del Francavilla, sì. Fuorigioco o non fuorigioco, purtroppo non siamo nella condizione di poterlo commentare. Una cosa è certa, merito al Francavilla, al Sant'Omero, perché anch'essa, probabilmente, forse non l'ho detto prima, ma lo ribadisco adesso. Cioè, Sant'Omero ha compiuto una grossa impresa, riuscita a pareggiare la partita, a denti stretti è riuscita ad arrivare ai calci di rigore e poi ha avuto la freddezza e la capacità di riuscire a fare l'unplane, cioè a realizzare 5 rigori su 5, di conseguenza merito al Sant'Omero. Un'altra telefonata da parte del signor Franco da Lanciano che chiedeva dove arriverà il Lanciano il prossimo anno e poi invita tutti sabato alla piazza per festeggiare la promozione del Lanciano in C1 e poi naturalmente salutava Mucci. Grazie a Franco, grosso personaggio sportivo di Lanciano. Io, se Franco aveva seguito la trasmissione un paio di settimane fa, lo stesso mi fu rivolta una telefonata sempre da un tifoso chiedendomi dove il presidente aveva intenzione di arrivare con questo Lanciano. E io risposi che il presidente del Lanciano è un presidente vincente, risposi che di conseguenza, se è vincente, è anche ambizioso e sicuramente attrezzerà una squadra competitiva per la categoria. Ovviamente teniamo presente che su 4 campionati ne ha vinti 3. Il massimo sarebbe anche quest'altro anno su 5 vincerne 4, però ovviamente adesso i tifosi devono pazientare un attimino. La cosa più urgente a mio avviso è quella di cercare di ampliare lo stadio, perché arriveranno squadre, società blasonate che porteranno diversi tifosi a Lanciano e quindi Lanciano deve ben figurare in tutti i sensi. Ho sempre detto che Lanciano si deve distinguere e come tifoseria e come assetto societario e ovviamente come squadra. Bene, adesso vediamo i risultati dei play-out che si sono disputati nei due gironi abruzzesi di promozione. Nel girone A vediamo cosa è successo. Alto Tordino e Nereto hanno pareggiato per 0-0. San Nicolò e San Benedetto invece è terminata 1-0. Gol partita di Siani. Il ritorno si giocherà il 27 maggio con inizio alle 16:30. Le gare saranno Nereto Alto Tordino e San Benedetto San Nicolò. Per il girone B invece Colle Corvino Ripatiatina è terminata 1-1 con i gol di Sileno e Dorazio. Tollo Trigno Celenza è finita 1-0 per il Tollo, gol partita di Lalli. In questa gara sono stati espulsi Iuri Vespasiano del Trigno Celenza al 20° della ripresa e Lalli del Tollo, l'autore del gol, al 40° della ripresa. Le gare di ritorno saranno Ripatiatina Colle Corvino e Trigno Celenza Tollo, inizio delle gare anche in questo caso alle ore 16:30. Antonio, scusa, volevo fare i complimenti al Tollo, perché io l'ho vista giocare
la penultima giornata, penso di sì, di promozione con la Tessa, alla Tessa. E devo dire che insomma lì non è che avevo visto una squadra grintosa, una squadra che volesse raggiungere a tutti i costi la salvezza. Tant'è vero che insomma nutrì i miei dubbi, perché ho detto mi era sembrata appunto una squadra giù di tono. Invece vedo con piacere che oggi ha vinto il primo incontro con il Trigno Celenza 1-0 con il gol di Lalli, che poi è l'emblema tra virgolette di questa squadra. Saluto anche caramente Dalla Costa, collega di corso anch'egli, quindi speriamo che ce la possano fare, insomma. E andiamo a vedere in grafica, poi vedremo strada facendo anche il servizio con le interviste, cosa è successo a San Salvo al campo sportivo Bucci. Lo spareggio promozione in promozione, un gioco di parole, visto che si affrontavano le due squadre che al termine della stagione regolare si erano classificate ex aequo al comando. Fara San Martino e Perano hanno vinto i primi con il risultato che vedete in grafica di 2-0. I gol sono stati realizzati da De Vitis al 39esimo del primo tempo e da Gian Giordano su calcio di rigore al 46esimo della ripresa, quindi in pieno recupero. Adesso il nostro Tommaso sta terminando il montaggio su questa gara, tra poco potremo vedere anche le immagini salienti, più le interviste naturalmente del dopo partita. Intanto possiamo andare ad analizzare noi da studio l'andamento di questa gara. Partenza a razzo del Perano, poi Fara San Martino più Sorniona, ha approfittato di qualche leggerezza difensiva ed ha colpito senza pietà il Perano. Sì, hai detto tu giustamente. Io ho seguito, a dire il vero, due partite del Perano con il Fara San Martino. Una l'andata a Fara San Martino ed una oggi a San Salvo. Devo dire che purtroppo per il Perano, tra virgolette, ma sono state due partite quasi in fotocopia, nel senso che il primo tempo il Fara San Martino ha dominato alla grande, il Perano ha dominato alla grande il Fara San Martino. Avevo soltanto dei dubbi per quanto riguarda la tenuta atletica del Perano, perché purtroppo il Perano non è riuscito mai in tre incontri a fare un gol a questo Fara San Martino, che ovviamente devo fare i complimenti a Rossetti e al presidente, hanno attrezzato una squadra alla grande, una squadra che non dimentichiamoci dall'inizio del campionato era in testa, è stata sempre in testa, e poi ha avuto un Perano strepitoso. Adesso vorrei spendere una parola in favore del Perano, perché a Perano mi lega una questione affettiva, perché io ho lavorato 2 anni col Perano, quindi mi è dispiaciuto che oggi non siano riusciti a vincere, a fare loro questa partita. Presidente Ceroli è un presidente che io ho conosciuto e mi ha colpito e mi colpì di lui la grinta e la voglia di voler far bene. E il primo anno mi occupai soltanto del settore giovanile, l'anno dopo poi invece scesi in campo, come si suol dire, e mi permisi di consigliargli dei giocatori che poi avrebbero dovuto e potuto fare la differenza sicuramente in queste categorie. E devo dire che Ceroli mi ha assecondato alla grande, perché anche oggi abbiamo visto un Franco La Farciola che insomma è stato sempre determinante fin quando è stato in campo. Quindi devo fare i complimenti al Perano, che nel giro di Ceroli è l'Angelucci della situazione, che in 3 anni ha vinto un campionato e può vincere anche questo campionato, nel senso che può entrare anche esso, il Perano, dall'entrata di servizio, come si suol dire. Si è circondato Ceroli di persone competenti, di dirigenti, però purtroppo poi oggi dovrei parlare anche dell'arbitraggio, non me ne vogliono quelli di Fara San Martino, però io ho visto l'espulsione di Franco La Farciola, è stata un attimino esagerata, poi un attimino vediamo pure sulle immagini, non si può togliere un giocatore al Perano, insomma in quel frangente, secondo me poi non aveva nemmeno toccato l'avversario. Ma io con questo non sto togliendo i meriti al Fara San Martino, che poi anche lì mi lega a giocatori che io conosco molto bene, come Cicchini, come Grande Muratelli, come Gian Giordano e quant'altri. Però ecco, volevo dire, calcio di rigore pure che ha dato l'arbitro è stato un attimino affrettato. Ecco, volevo dire, due squadre alla grande, un po' rovinate tra virgolette da un arbitraggio che non è stato sicuramente all'altezza.
Non dico che questo ha svantaggiato pienamente il Perano e il Faro San Martino l'ha avvantaggiato, perché, torno a ripetere, il Faro San Martino si è dimostrata squadra grande qual è. Però anche il primo gol non si è capito bene, dall'immagine non si vede, ma gran parte del pubblico non si è capito per quale motivo questo arbitro abbia annullato un gol. Sembra che ci sia stato un fuorigioco non di Sciorilli che ha segnato di testa, bensì di quello che stava dietro Sciorilli, ma dalle immagini questo non è chiaro. Mi dispiace perché il Perano poteva far sua la partita, però ha trovato un Faro San Martino messo alla grande in campo da Rossetti. Complimenti a Rossetti, una squadra che non ha rischiato niente, e sorniona, come hai detto tu giustamente, e con un Muratelli e un Gia Giordano che stanno sempre lì, hanno fatto la differenza. Cicchini in difesa è stato strepitoso. Staremo a vedere, speriamo che Perano, torno a ripetere, possa entrare dalla porta di servizio. Sono entrato in entrambi gli spogliatoi, ho fatto gli auguri al Faro San Martino, ho abbracciato i giocatori del Faro San Martino, ma ho abbracciato anche i giocatori del Perano, perché sono sicuro che adesso non debbono mollare, insieme al loro allenatore debbono riordinare le idee, debbono concentrarsi e potranno dire ancora la loro. Presidente Ceroli, a fine partita, piuttosto amareggiato, ha minacciato le dimissioni, che lui dice erano tra l'altro anche programmate, quindi forse l'anno prossimo non sarà più lui il presidente del Perano. Io spero di no, anzi questo è un appello che io faccio a Ceroli. Sa che nel calcio non è che si può sempre vincere, comunque si debba vincere. Lui è un grande, sta riportando il Perano a campionati veramente all'altezza della situazione, quindi non si deve far prendere dallo sconforto, deve rimanere calmo, perché insomma Perano se lo meritano i tifosi, se lo merita la società. Poi c'è un gruppo di dirigenti, Sciorilli, Carbonetti, D'Alonso, questa è gente che è, come si suol dire, gente caparbia, gente tosta, quindi sicuramente lo faranno rimanere. Bene, vedremo dopo i servizi su questa gara. Adesso continuiamo con gli altri risultati. Prima ancora una comunicazione che vi abbiamo già dato anche nel corso delle altre trasmissioni: il Lanciano Campus, l'AIAC Abruzzo in collaborazione con la SS Lanciano Calcio organizza il primo campus estivo denominato appunto Lanciano Campus, riservato ai giovani calciatori delle classi 87-88, 89-90, 91-92, 93-94 e ai portieri fino ai 15 anni di età, presso l'hotel del Camerlengo a Faro San Martino dal 30 giugno al 7 luglio 2001, suddivisi in due gruppi della durata di 4 giorni ognuno, dal 30 giugno al 3 luglio e dal 4 luglio al 7 di luglio. Per informazioni potete chiamare lo 0872 71 13 84 oppure 0360 96 20 34. Sono pronti i servizi, mi dice Tommaso, su Perano Faro San Martino, quindi andiamo a vedere la scheda e così vedremo anche quel famoso gol annullato, se secondo voi era o meno in posizione di fuorigioco il giocatore incriminato, se quindi il gol era da convalidare o meno. Vediamo il servizio. Il Davide Bucci di San Salvo è il teatro scelto per l'atteso spareggio promozione tra le due formazioni che nel girone B di prima categoria hanno terminato appaiate al primo posto la stagione regolare. Non è bastato nemmeno lo scontro diretto disputato a poche settimane dal termine per stabilire chi tra le due fosse la squadra direttamente promossa nel campionato di promozione. Perano e Faro San Martino si giocano dunque buona parte della stagione in questo atteso faccia a faccia. Chi uscirà sconfitto avrà comunque la possibilità di accedere agli spareggi promozione insieme alle seconde classificate negli altri gironi abruzzesi di prima. L'avvio del Perano è terrificante. Dopo 40 secondi Gian Domenico Sciorilli raccoglie di testa un calcio piazzato dalla destra e trafigge l'esterrefatto d'Arcangelo. Tra l'incredulità del pubblico di fede peranese, il signor Sfarra dell'Aquila, che dirige l'incontro, non convalida la segnatura. Non passano nemmeno 30 secondi e lo stesso Sciorilli inzucca sfruttando ancora un traversone di Ceroli. Il pallone stavolta si perde sul fondo. All'ottavo registriamo la timida risposta dei faresi con un tiro senza pretese di Muratelli abbondantemente a lato. Un minuto dopo, dall'altra parte, è ancora l'intraprendente Sciorilli a tentare la conclusione. Gli esiti però non sono quelli sperati.
Al 14esimo Ceroli si libera per il tiro dal limite, la sfera sfiora il palo alla destra di D'Arcangelo. Al 21esimo il tiro di Cicchini, piuttosto telefonato, trova Tucci pronto alla presa sicura. Un minuto dopo Ugo Massa prova a infilare D'Arcangelo su calcio piazzato, quest'ultimo neutralizza la minaccia ma non riesce a bloccare la sfera che termina tra i piedi di Sciorilli, quest'ultimo non riesce comunque a trovare la giusta coordinazione per battere a rete. Al 21esimo Gianni Massa approfitta di un clamoroso errore difensivo di Serrapica per portarsi a tu per tu con il portiere avversario, ma fallisce la più clamorosa delle occasioni. Al 32esimo arriva una grossa palla gol per il Fara, cross dalla sinistra di Muratelli che trova la testa di De Vitis, strepitosa la risposta di Tucci che sventa un gol praticamente fatto. E il preludio al vantaggio farese che arriva al 39esimo, De Vitis se ne va sulla destra, supera una selva di gambe e in azione solitaria trafigge l'incolpevole Tucci. La ripresa si apre come da copione con il Perano riversato in avanti nel tentativo di raddrizzare il risultato avverso. Al 7° ci prova Ceroli ma D'Arcangelo fa buona guardia. Al 23esimo Andrea D'Onofrio vede D'Arcangelo fuori dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto dalla lunga distanza che si perde di poco oltre la traversa. Al 36esimo il Perano rimane in 10, la Farciola, ammonito per la seconda volta dal direttore di gara, viene espulso dal campo, costringendo chi deve rincorrere il risultato a raddoppiare gli sforzi per tentare l'impresa. Al 46esimo, in pieno recupero, Ugo Massa atterra Gian Giordano. Il direttore di gara non ha alcuna esitazione ad assegnare il penalty che lo stesso Gian Giordano si incarica di realizzare. E questo è il colpo del KO per il Perano che nei minuti finali non riesce a reagire. Al triplice fischio finale sono i faresi a festeggiare. All'amarezza e alla disperazione degli sconfitti si potrà comunque rimediare assicurandosi gli spareggi post campionato. Bene, abbiamo visto in chiusura i festeggiamenti di rito della squadra che ha vinto, rimane l'amarezza per il Perano che invece ha perso questo incontro, ma c'è comunque la possibilità, sempre che non ci sia un abbattimento dal punto di vista psicologico, di poter essere promossi entrando non dalla porta principale ma da quella di servizio. Il punto è comunque che si vada in promozione. Rudy, tu volevi commentare qualche immagine che abbiamo visto? Del gol annullato ci sono ancora dubbi, poi magari se sarà possibile... Magari se è possibile fare un fermo immagine proprio per vedere, anche per identificare eventualmente il giocatore dietro che stava a Sciorilli. Mi ha colpito, vorrei se Muratelli è in ascolto, mi ha colpito un gesto del giocatore appunto di Vincenzo Muratelli, perché ho visto che quando è stato espulso Franco La Farciola, Vincenzo Muratelli è andato verso l'arbitro come se volesse dissuaderlo, tra virgolette. Vincenzo me lo potrebbe confermare se gradirei una sua telefonata. Questo è un gesto encomiabile da parte di questo ragazzo, perché conosco solo io lo spessore umano di questo giocatore di calcio. E sono rimasto veramente, dal campo non ci avevo fatto caso, ma adesso riguardando l'immagine ho visto Franco La Farciola, giustamente poverino, incolpevole, cioè dici per quale motivo mi stai togliendo fuori, e Vincenzo Muratelli, torno a ripetere, l'ho visto andare verso l'arbitro come se volesse appunto dirgli che cosa stai facendo. Questo, ecco, riassume quello che è stata oggi una giornata di grande festa da parte di due tifoserie civilissimi, e veramente complimenti a tutte e due le squadre. Guarda, se avessi dovuto giudicare io, avessi potuto decidere io, le avrei mandate sicuramente entrambe, ecco, vediamo il gol, sembrerebbe il calciatore un po' alla sinistra, sembra, però bisogna vedere dal momento in cui è partito il calcio di punizione, sì. Il gioco da fermo, bisogna vedere se questi due giocatori, Sciorilli sicuramente è tenuto in gioco, perché vedi, partirà, perché il pallone è già in aria, e penso anche l'altro, quindi insomma è stata una cavolata. Cioè, ecco, torno a ripetere, queste immagini mi fanno arrabbiare perché è stata una partita encomiabile da entrambe le squadre, e essere rovinata da un arbitro che non è stata all'altezza della situazione è vergognoso. Io non mi sono mai pronunciato, Antonio, perché tu sai benissimo che sono anche un tesserato, quindi, però oggi ho visto un arbitro non all'altezza della situazione. Io non so questo dove arbitrava prima, ma due squadre che hanno dato spettacolo per poi essere rovinati da una terna incapace, cioè mi dà soltanto ai nervi. Però ecco, poi quando vedo poi immagini come Vincenzo Muratelli che va dall'arbitro
dall'arbitro e gli va a dire perché stai togliendo, perché io capisco anche che il gioco era di squadra, tra virgolette, perché sia io, sia Franco Lafarciola che Vincenzo Muratelli stavamo ad Altino, in campionati di promozione, abbiamo vinto campionati di promozione insieme, quindi fa capire il valore umano di questi giocatori, di questo giocatore in particolare di Vincenzo Muratelli. Prima delle interviste, ecco, ci chiamano alcuni tifosi del Lanciano, qualche ultra per parlare di striscioni che vanno da Chieti ad Avezzano, vabbè, non stiamo entrando nel merito. Io dico sempre, Antò, scusa se ti interrompo, che i tifosi del Lanciano adesso si debbono distinguere anche per quanto riguarda la civiltà. Sono sicuro, i frentani si distinguono in questo, quindi ci dobbiamo distinguere anche per quanto riguarda la civiltà, quindi lasciamo perdere gli striscioni che stanno da dove? Da Avezzano, da Chieti, come mai sono andati ad Avezzano e quant'altro, eccetera. Lasciamo perdere, Lanciano ha vinto il campionato, ragazzi, quindi cerchiamo soltanto di festeggiare, come ha detto il buon Franco, sabato tutti in piazza a festeggiare. Un altro tifoso ti chiede un profilo della squadra frentana, ma ne abbiamo parlato abbondantemente domenica. Dovremmo chiederlo a Castori questo, perché sicuramente adesso Castori sarà al lavoro per ristrutturare la squadra. Però una cosa mi preme sottolineare, e volevo parlare un attimino del portiere Indiveri. Questo è un portiere che oltre a ricoprire il suo ruolo, ha ricoperto anche un ruolo in più, è stato l'uomo in più in difesa. Che non ci dimentichiamo che il Lanciano, è vero che abbiamo sottolineato il fatto che quando rimaneva in 10, grazie a Castori, alla grinta e alla tenacia che trasmetteva a questa squadra, riusciva a superare anche quando era in 10, ma è anche vero che un giocatore come un portiere che sa giocare fuori dai pali, come Indiveri, riesce a far salire la difesa, riesce a far respirare tutta la squadra. Quindi grosso merito a questo portiere, che io mi permetto di suggerire, ma io sono l'ultimo arrivato, perché Castori ovviamente è quello che saprà cosa fare, però nel mio piccolo mi permetto di suggerire ad Angelucci di avere la prima riconferma appunto per questo portiere. Bene, adesso noi andiamo con le interviste nel dopo partita di Fara San Martino Perano e poi andremo anche con i consigli dalla regia, tra poco. Siamo al termine dello spareggio promozione di San Salvo tra Fara San Martino e Perano, alla fine ha vinto il Fara San Martino con un gol per tempo dei suoi due bomber. Andiamo a commentare questa parte finale della gara e questo successo del campionato con il tecnico Rossetti e con il dirigente Natale. Allora, mister Rossetti, soddisfatto? Sì, innanzitutto io voglio complimentarmi con il Perano per il grande campionato che hanno fatto. Hanno parlato di grosse sorprese parlando di altre squadre. La grande sorpresa è stata il Perano, una neopromossa che ha fatto una grandissima rimonta. Oggi purtroppo lo spareggio è un terno al lotto, è chiaro. Noi abbiamo avuto la fortuna di mantenere le sfuriate del Perano nei primi minuti, colpire al momento giusto e ci è andata bene. Programmi per il prossimo anno? Ma non ancora niente, perché la società deve ancora decidere in base allo spareggio, è chiaro, queste cose si sanno come vanno, però non lo so, adesso vediamo cosa succede, adesso pensiamo per adesso a festeggiare. Una dedica particolare, mister? Sì, ecco, se mi permetti, prima che mi hai anticipato la domanda. Spero che stasera possa vederci, adesso lo andremo a trovare, il nostro Amedeo, cioè il nostro ex il capitano, insomma, che al posto di Perla faceva lui il capitano. E ha avuto quel brutto infortunio e oggi forse tutti quanti abbiamo dedicato a lui questa grossa vittoria. Con il dirigente Natale possiamo parlare magari un po' più nel dettaglio della prossima stagione. Si torna in un campionato di promozione nel quale il Fara San Martino ha disputato delle ottime stagioni, ricordiamo qualche anno fa. Si conta di ripetere gli stessi exploit delle passate edizioni? Ce lo auguriamo, questo ce lo auguriamo veramente. Per il momento noi pensiamo a goderci questa grande vittoria perché è stata una grande soddisfazione. Pensiamo altresì che è stato un campionato meritato perché siamo stati i primi dall'inizio alla fine, quindi è stata veramente meritata questa vittoria. I programmi li faremo di qui a poco, per ora vogliamo goderci solo questo meritato successo. Come succede in questi casi, alla gioia dei vincitori fa da contraltare l'amarezza degli sconfitti che si è dipinta sul volto del tecnico Esposito. In ogni caso il Perano, nonostante la sconfitta, ha la possibilità di questi spareggi, quindi non tutto è perduto. Sì, in effetti adesso dobbiamo solo pensare a reagire perché è chiaro che la delusione è tanta. Però purtroppo il calcio è fatto così e uno doveva vincere, vinto il Fara San Martino, auguri a loro. Mi dispiace solo per qualche episodio che da rivedere, voi che avete ripreso la partita, specialmente quello del primo minuto, e lì magari la partita è stata condizionata da tutta quanta.
però purtroppo adesso dobbiamo reagire, come torno a ripetermi, è brutta, però succede. Ci sono stati degli episodi dubbi secondo lei? Sì, certo, almeno due sicuro, sia per quanto riguarda quello del primo minuto e sia l'espulsione della Farciola, perché secondo me ha preso il pallone, poi l'arbitro ha visto diversamente, possono sbagliare pure loro, però... L'importante adesso non cedere dal punto di vista psicologico per questi spareggi. Ecco, adesso in settimana ricominceremo a lavorare per andare a fare di nuovo questi spareggi e dobbiamo reagire, ci vuole tanta forza. È difficile, però dobbiamo andare avanti, non possiamo buttare tutto adesso. Abbiamo fatto un buon campionato, io ringrazio i ragazzi perché abbiamo recuperato 9 punti, siamo arrivati allo spareggio magari insperato, però... Adesso dobbiamo proprio reagire, veramente reagire. Presidente del Pedano Donato Ceroli, al termine di una partita per voi sfortunata, ma comunque ci sarà l'appello con questi spareggi post campionato. Sì, abbiamo fatto una partita, ce l'abbiamo messa tutta, sono dispiaciuto per l'andamento, come è andata, per il risultato finale. Devo ringraziare i miei ragazzi, so che ce l'hanno messa tutta. Sono dispiaciuto di tutto questo campionato, io ho 3 anni che sto nel calcio, non l'ho mai visto bene, ci sono arbitraggi che fanno paura, io oggi non sono soddisfatto dell'arbitraggio, no, non solo oggi, ma tutto il campionato, perché pure a fare San Martino hanno vinto loro con un rigore inesistente. Cosa posso dire? Sono stanco del calcio, io non penso che andrò a seguire la squadra nemmeno negli altri spareggi. Darò le dimissioni da presidente. E mi dispiace una cosa, io ho amato il calcio, abbiamo dei ragazzi, abbiamo 100 ragazzi alla scuola calcio, ragazzi che abbiamo, si togli dalla strada, sono attaccati, cioè è una cosa bella che merita forse di essere fatta, di spenderci qualcosa su. Quello che delude e rovina tutto questo calcio, sinceramente, sono secondo me l'impreparazione dei due responsabili regionali. E cosa posso dire? Papponetti, secondo me uno deve essere cambiato assolutamente, perché questo calcio andrà a morire. Non so come possiamo andare avanti con un arbitraggio di questo tipo. Oggi non so se avete visto tutta la partita, chi è del settore potrà guardare, potrà capire come è andata la partita. Mi dispiace solo una cosa, che quando, dopo un campionato fatto così, dopo un campionato veramente con una lotta sana, senza creare problemi, a perdere queste partite con una complicità così grave. In primi minuti c'è stato un annullamento di un gol nostro netto, che non c'era niente, almeno poi si potrà vedere se siete riusciti a prendere bene un'azione. Successivamente abbiamo avuto un gol loro, logicamente è una squadra di tagli le gambe, quando segna potevamo giocare in modo diverso. L'ultimo minuto ha avuto un rigore che non so come se l'ha inventato l'arbitro. Io non so di dove sono questi arbitri, due segnalini, sto qua in attesa di conoscere e farmi dare i nomi, perché voglio fare una bella lettera alla federazione. So che nessuno recepirà, perché là non è che sono persone attente, te l'ho detto, i problemi secondo me della federazione sono proprio l'incapacità di queste due persone che abbiamo, sia di Papponetti che del segretario pure. Sono, non lo so, spero che cambiano presto, altrimenti il calcio abruzzese andrà a finire. Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti tutti, vi ringrazio a voi indistintamente come televisione che ci avete seguito, quindi una televisione locale è una realtà bellissima a livello locale. Vi ringrazio, non ho altro da dire. Presidente Ceroli, un po' amareggiato, ce l'ha un po' con il cosiddetto palazzo per alcune ingiustizie arbitrali, tra l'altro ci hanno chiamato anche diverse mamme di giocatori che hanno seguito i loro figli in campo e piuttosto arrabbiate per questo esito a loro sfavorevole. Che cosa possiamo aggiungere, Rudy? Io solo conosco l'amarezza e quello che può provare il Presidente, perché il Presidente lo conosco. So che è un passionale, so che è un sanguigno, come si suol dire. Però, come ho detto prima, Presidente, non devi mollare nella maniera più assoluta. Adesso lascia perdere Presidente Federazione, Segretari e quant'altro. Il calcio è così e tu lo sai. Mi fa piacere che elogi il settore giovanile, perché fino a prova contraria so che è anche una mia creatura e tu lo sai. E quindi ti dico solamente di non mollare. Tu sei lo specchio di questa squadra. E quindi devi assolutissimamente, mi permetto di darti del tu perché sai l'amicizia che ci lega,
e ti dico di portarti subito dietro le spalle questa partita e di trasmettere la positività che solo tu sei in grado di fare dentro lo spogliatoio con la squadra unitamente al tuo allenatore. Quindi mi raccomando, pensa positivo, vai avanti e lascia perdere, mollo, non mollo, perché sei un grande del Perano e Perano ti merita, quindi tu lo devi sapere. Per quanto riguarda le mamme dei giocatori, purtroppo, signore caro, l'ho detto e lo ripeto, l'arbitro non siamo stati né io né te. Fara San Martino bisogna rispettarlo perché ha giocato una partita encomiabile, da Sorniona a squadra qual è. Sicuramente sarebbe stato meglio, io l'ho detto, se dipendesse da me avrei fatto vincere entrambe. Però il calcio è fatto di episodi. Purtroppo l'arbitro e il segnalini hanno visto così, era fuori gioco, ma adesso che la torta e la frittata, come si suol dire, è fatta. E bisogna guardare avanti. Adesso il Fara San Martino ce l'ha fatta, ce la può fare pure il Perano. Bene, passiamo adesso alla regia con i consigli pubblicitari, poi andremo di seguito con tutti i risultati di oggi. Bene, siamo rientrati in studio, c'è tempo per alcune telefonate, alcuni messaggi. Un tifoso che salutava Amedeo Tonti, lo sfortunato calciatore del Fara San Martino, che non è più, ci hanno detto, in ospedale, quindi lo salutiamo anche noi, un in bocca al lupo a Amedeo Tonti, ospite tempo fa di Calcio Dintorni. E l'allenatore ha dedicato anche la vittoria a lui. E poi un tifoso lancianese che ha scoperto soltanto ora la nostra trasmissione, ci fa piacere, anche se una tiratina di orecchie se la merita questo tifoso, sono 7 anni che abbiamo la trasmissione, comunque ci fa piacere di aver acquistato un altro affezionato telespettatore che saluta la squadra del Lanciano e Rudy in particolare, un in bocca al lupo proprio al Lanciano. Rudy quindi sempre più superstar. L'anno prossimo conviene che non ti assuma nessuna squadra, così ti avremo ancora ospite fisso della trasmissione. Bene, andiamo a vedere cosa è successo nei play-out di prima categoria nel girone B. Virtus Cupello torna Reccio 1-0, gol partita di Marzocchetti, e Crecchio Rocca Spinalvetti 0-1, l'altra gara non è in grafica, comunque hanno giocato anche loro. Il ritorno si giocherà domenica prossima con inizio alle 16:30. E le gare saranno Tornareccio, Virtus Cupello e Rocca Spinalvetti, Crecchio. Due battute le vogliamo fare su questo girone. C'è il Tornareccio che perde a Cupello, ma si può rifare nella gara di ritorno, e Rocca Spinalvetti che va a cogliere un importante successo a Crecchio. Sì, il Tornareccio ovviamente alla luce dei risultati, Virtus Cupello ha vinto 1-0, però sicuramente potrà rifarsi nella gara di ritorno. Per il Crecchio è un passo, una sconfitta pesante contro il Rocca Spinalvetti, ma chi lo sa. Comunque auguro ad entrambi di potersela fare, insomma. Nel girone C di prima categoria questi risultati dei play-out: Vispianella 90, Sportland Villanova 0-0 e Castilenti Tirino Bussi 0-0. Nulla di fatto, domani avremo un servizio, se tutto andrà per il verso giusto, su Vispianella 90, Sportland Villanova nel corso di Calcio e Dintorni. Siamo alle 22:13, abbiamo ancora diversi risultati da darvi. Gedeone Primavera non è arrivato, ce ne rammarichiamo, ce l'aveva promesso, altrimenti ci saremmo organizzati diversamente con la trasmissione. C'erano tra l'altro delle telefonate per lui da parte dei tifosi del Guardia Grele, ve le leggiamo così soltanto per correttezza verso i telespettatori. Un tifoso diceva: meno male che esiste una giustizia divina, in quanto il Francavilla rischiava di vincere il campionato con Beltramo ceduto dal Chieti ma in posizione non regolare. Dice questo tifoso: ad onor del vero le carte ufficiali non dicono questo, se Beltramo ha giocato vuol dire che tutto era in regola. E tifoso del Guardia Grele naturalmente è contento perché il Francavilla ha soffiato il secondo posto proprio a spese del Guardia Grele. E poi un'altra telefonata che augurava al presidente, faceva gli auguri al presidente: anche se abbiamo conquistato il terzo posto, diceva questo tifoso, a discapito del Francavilla, non mollate per il prossimo anno, riportate la squadra in eccellenza, noi ci saremo sempre. Passiamo adesso alla seconda categoria, si disputavano i play-out oggi, andata, le gare di andata: Poggio Fiorito Maiella 84 2-0 e Real Francavilla Caporosso 2-1, doppietta di Pepe per il Real Francavilla, gol di Angelo Adorante per il Caporosso. Gare di ritorno a campi invertiti domenica prossima con inizio alle 16:30. Nel girone F, San Salvo Marina Guastameroli 0-0 e Pizzo Ferrato Palena 0-0. A proposito del San Salvo Marina, disputava l'ultima gara
nel calcio femminile, la squadra del San Salvo Marina con il Teramo, 5-0 il risultato finale. San Salvo Marina che chiude al quarto posto assoluto. La Tarquinio si laurea capocannoniere con 75 gol e la formazione del presidente Chiurulli è ancora in corsa nella Coppa Abruzzo. Antonio, volevo spendere, se mi permetti, due parole, è per il Poggio Fiorito e per il Guastameroli. Vedo che il Poggio Fiorito è riuscito nell'impresa di vincere 2-0 contro il Maiello 84. Ho incontrato proprio ieri il mister del Poggio Fiorito, che saluto oltretutto caramente, e appunto mi faceva notare Liberato che stavamo un attimino in difficoltà per quanto riguarda alcune assenze, però io avevo detto che già aveva fatto un grosso miracolo riuscendo a portare il Poggio Fiorito nei play-out. Gli ho fatto un grosso in bocca al lupo, vedo che è riuscito quasi nell'impresa. E per il Guastameroli, grosso successo, cioè successo, un pareggio importante a San Salvo Marina. In virtù della classifica, della migliore classifica, al Guastameroli, anche se dovesse ripareggiare la partita interna, sicuramente riuscirebbe nell'impresa. Quindi auguri anche al Guastameroli. E andiamo a vedere adesso gli spareggi tra le prime classificate in seconda categoria. Si sono disputati in due gironi, nel girone A, questo è il girone B, andiamo a vedere il girone A. Marina Calcio, Ottica Donato, terminata 4-2 dopo i calci di rigore, tempi regolamentari 1-1 con i gol di Notaro e Capobianco. Per quanto riguarda la sequenza delle segnature, per il Marina Calcio sbagliava il rigore di Blasio, poi segnavano De Foglio, Liberatore, ci manca il nome del terzo realizzatore dal dischetto. Per l'Ottica Donato sbagliati i penalti di Falone e Mosca, a segno invece di Persio e di Giampietro. Nella prossima giornata, sempre dalle ore 16.30, si affronteranno Ottica Donato e Casa Canditella. Oggi riposava il Casa Canditella per l'appunto, mentre riposerà il Marina Calcio domenica prossima. Nel girone B, Amatori Passo Cordone, Scafa 2-3, abbiamo i gol di Abate e Maione per l'Amatori Passo Cordone, Petaccia tripletta per lo Scafa. Riposava il Basciano. Nel prossimo turno si scontreranno Basciano e Amatori Passo Cordone e riposerà lo Scafa. Vediamo adesso in chiusura, prima della terza categoria che si gioca ancora, cosa è successo negli spareggi tra le seconde classificate in seconda categoria. Nel girone A, Mario Turdò, Acli Passo Cordone 0-0, ritorno domenica prossima con inizio alle 17. Nel girone B, Lettese Capistrello 2-1, i gol di D'Emilio e Napoleone per la Lettese, scatena sul rigore per il Capistrello. E nel girone C, Brecerola Castelvecchio Subequo 5-3, riposava la Colonnellese. Ai rigori, dopo i tempi supplementari, si era chiuso 1-1 e l'incontro poi si è chiuso sul 5-3 ai rigori. I gol nel tempo regolamentare siglati da Cavallo e Pizzocchia. Nel prossimo turno si affronteranno Castelvecchio Subequo e Colonnellese, riposerà il Brecciarola. Andiamo a vedere infine i risultati di terza categoria nel girone A, Chietino. Possiamo vedere la grafica con i risultati del turno numero, vediamo un po', eccoli qua i risultati, turno numero 27, Borgo Sauro Tollo, Dio ti ama Torrevecchia 1-2, Fara 90, Sant'Eusano del Sangro 2-2, Lama dei Peligni Rapino 1-2, Taranta Peligna, Stella Rossa Gesso Palena 1-1, Teatro 86, Blob Casa Canditella 0-0, Torricella Peligna Atletico Orsogna 2-0, Villa Magna Vacri 1-1, Viscasa L'Incontrada Rocca Scalegna 2-2. Campionato molto ma molto equilibrato, magari possiamo vedere in grafica anche la classifica se possibile, altrimenti andiamo con la terza categoria girone B. Sì, vediamo la terza categoria girone B, poi mi date la classifica perché non sono in possesso del foglio qui in questo momento. Allora, Civita Luparella Estonia 90 0-2, Dogliola 97 Altinese 2000 0-0, Lentella 86 Fraine 1-0, Pollutri 95 Montazzoli 2-0, Rocca 2000 Virtus Tufillo 0-0, Santo Sperano Visse Rocca San Giovanni 0-3 e Villa Alfonsina 2000 Guilmi 1-1. Andiamo a rivedere la classifica della terza categoria girone A. Tre squadre sono al comando e sono Atletico Orsogna, Rocca Scalegna e Rapino a 60 punti, quindi molto equilibrato il girone.
47 punti per il Villamagna, 43 Borgo Sauro Tollo e Vis Casalincontrada, con 42 il Vacri, a 41 il Fara 90, 40 punti per il Lama dei Peligni, 39 per il Torricella Peligna, poi Sant'Eusanio 35, Stella Rossa 26, Blob e Teate 20, Dio ti ama 12 e Taranta Peligna 10 punti. Due punti di penalizzazione per Lama e per Taranta. E nel girone B invece la classifica vede al comando Ristonia 90 con 63 punti, Altinese 2000 59, Guilmi 51, Fraine 46, Virtus Tufillo 40, Dogliola 97 39, Montazzoli 36, Pollutri 95, Vis Rocca San Giovanni 30, Civita Luparella 28, Rocca 2000 23, Lentella 86 22, Villa Alfonsina 2016 e Santo Sperano chiude con 15 punti. È tutto per quanto riguarda i risultati, adesso le battute finali a Rodolfo Mucci e gol tornerà per l'ultima puntata stagionale domenica prossima, domani avremo invece il penultimo appuntamento dell'anno con Calcio e dintorni, Anteprima Sport avrà l'ultima puntata venerdì prossimo. Abbiamo ricordato tutte le tappe sportive della nostra emittente in onda, tutte le trasmissioni alle ore 21, adesso i saluti finali con Rodolfo Mucci, anche lui quasi agli sgoccioli per quest'anno. Antonio, dovresti darmi un minuto perché vorrei ricordare che in settimana, prima dei saluti, vorrei ricordare che in settimana c'è stata la scomparsa di un personaggio sportivo di Lanciano, sto parlando di Umberto Mastrangelo, per gli amici Taras. E, insomma, colgo l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia. Mi associo anch'io, naturalmente. E, un personaggio che negli anni passati ha indossato anche la casacca rossonera, è stato anche un allenatore di calcio, è stato insomma un personaggio che ci dispiace, mi dispiace in modo particolare che ci ha lasciati, quindi rinnovo ancora una volta le condoglianze alla famiglia Mastrangelo. E per quanto riguarda i saluti finali, questa sera vorrei salutare mio cognato Sebastiano D'Onofrio, nonché il fratello Nando D'Onofrio, mister, grande mister dell'amatore calcio, che sabato, devi sapere Antonio, sono andato a seguire in uno spareggio che hanno fatto ad Orsogna contro il Guastameroli. E oltretutto è stata una bellissima partita, hanno vinto 1-0, due squadre che hanno dato spettacolo, anche in campionati magari di seconda, forse anche di prima, farebbero la loro buona parte. Quindi complimenti a Nando D'Onofrio, complimenti anche a Ciccone Giocondo, allenatore del Guastameroli, hanno vinto gli amatori calcio Lanciano, quindi complimenti a loro. E poi un grosso bacione a mia moglie Laura, che oggi mi ha sopportato alla grande perché sono andato via con te oggi pomeriggio, non sono tornato per niente a casa, ho fame amore, quindi ti prego, e sto arrivando. Bene. Bacioni a tutti. Grazie a Rodolfo Mucci e ci rivedremo domani sera noi con Calcio dintorni alle 21. Grazie a tutti.